Lo Spanglish è quel miscuglio piccante, a volte gustoso, a volte indigesto, di spagnolo e inglese che tanto sentiamo negli Stati Uniti e in altri paesi con una grande presenza di parlanti di entrambe le lingue. Volete saperne di più su questa varietà linguistica ibrida che, pur violando le regole e la purezza linguistica, ha già conquistato il mondo grazie alla musica? Restate con noi e scoprite il controverso ma divertente Spanglish. Ciao, sono Costantino De Miguel, benvenuto su questo canale. Lo Spanglish è un fenomeno linguistico che consiste nel mescolare spagnolo e inglese nella comunicazione quotidiana. Questo matrimonio spontaneo tra le due lingue europee è emerso non solo negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi in cui vi è una grande presenza di parlanti di entrambe le lingue. Si pensi a Gibilterra, in alcune zone dell'Honduras e del Costa Rica e, naturalmente, in tutto il Messico settentrionale. Oltre a internet e alla tecnologia, ci sono spesso persone che tendono ad assorbire i termini inglesi perché non conoscono le parole spagnole. E se ci riferiamo alle persone che lo parlano, non si tratta solo di immigrati o di persone con scarsa istruzione, ma anche di giovani che sono stati educati in costose scuole bilingue e hanno usato l'inglese come lingua per la storia o la geografia. O semplicemente perché è più figo usare un'espressione strana in inglese. In ogni caso, vediamo com'è nato lo Spanglish, come si è evoluto nel tempo e quale potrebbe essere il suo futuro. La commistione tra spagnolo e inglese non è un fenomeno nuovo. Negli Stati Uniti si possono trovare esempi di questo tipo di mescolanza di Spanglish da diversi secoli. Va detto che lo spagnolo è stata la prima lingua europea ad essere parlata negli Stati Uniti. Ponce de León arrivò in Florida nel 1920. John Smith arrivò in Virginia nel 1607. Lo spagnolo non era parlato solo dai pochi coloni ispanici, ma anche da molte tribù indigene del sud-ovest. Sapevate che l'indiano Geronimo parlava spagnolo? Nel XIX secolo il confine tra Messico e Stati Uniti si spostò verso ovest e gli ispanofoni e gli anglofoni si trovarono sempre più spesso a contatto. Dal Texas alla California, ma anche in enclavi della Louisiana e della Florida, emersero parole ed espressioni che combinavano elementi di entrambe le lingue. Ma lo Spanglish, come lo conosciamo oggi, iniziò a emergere alla fine del XX secolo come risultato della crescente presenza di ispanofoni e bilingui negli Stati Uniti, portoricani a New York, cubani in Florida, messicani in California o nell'Illinois. Negli anni 80 e 90 lo Spanglish è diventato ancora più visibile nei media, nella musica e nella cultura popolare. Canzoni come La Bamba de los Lobos o Living la Vida Loca di Ricky Martin includevano parole ed espressioni inglesi mescolate allo spagnolo. Lo Spanglish integra parole ed espressioni inglesi in una frase spagnola e viceversa. Vediamo altre caratteristiche ed esempi di questa parlata meticcia o ibrida che è già sulla bocca di molti milioni di persone. Sostituzione di parole spagnole con il loro equivalente inglese. Ad esempio, te gusta mi nuevo suéter? Invece di te gusta mi nuevo suéter? Uso di parole ed espressioni inglesi integrate in una frase spagnola. Ad esempio, voy a hacer shopping, invece di voy a ir de compras. Creazione di nuove parole che combinano elementi di entrambe le lingue. Per esempio, troca invece di camioneta, furgone, o longe invece di almuerzo, watchman invece di vigilante. Uso di parole spagnole con un significato diverso dall'originale. Ad esempio,
estar constipado invece di estar estreñido. La migliore è questa, vaciar la carpeta, da aspirare il tappeto, che sarebbe aspirar la alfombra. Oppure questo bruttissimo deliberar la groserías, consegnare la spesa o entregar las compras del supermercado. Inversione dell'ordine delle parole in una frase per seguire il modello inglese. Ad esempio, muy bueno está el café, anziché il caffè sta muy bueno. Abbiamo sentito questi esempi che in realtà denotano un fenomeno di acculturazione da parte degli ispanofoni. E in effetti va detto che lo Spanglish non è accettato dalla maggior parte degli ispanofoni e degli anglofoni, perché in realtà è una forma di povertà linguistica. E la maggior parte ritiene importante mantenere le due lingue, lo spagnolo e l'inglese, separate eppure. Per quanto riguarda il suo futuro, è difficile prevedere con certezza cosa accadrà allo Spanglish. Alcuni esperti ritengono che possa continuare a evolversi ed espandersi man mano che un numero maggiore di ispanofoni interagisce con la lingua e la cultura inglese. Negli Stati Uniti ci sono già 50 milioni di ispanici. Altri suggeriscono che lo Spanglish sia la manifestazione di uno spagnolo in ritirata, schiacciato dall'inglese, perché man mano che gli ispanofoni si integrano nella società e nella cultura americana, l'inglese diventa più dominante. Anche nella musica ci si può aspettare una fusione ancora maggiore tra spagnolo e inglese. Lo si può già percepire in artisti come Pitbull, Bad Bunny, Balvin o la stessa Shakira, che mescolano entrambe le lingue nelle loro canzoni in modo fluente e naturale. Questa fusione si nota anche nell'uso di termini spagnoli nella cultura popolare americana, come Taco Tuesday o Fiesta. Non potevo crederci quando l'ho scoperto, ma è emerso che ci sono centinaia di parole di origine spagnola nella lingua inglese. Date un'occhiata a questo elenco. Fiesta, siesta, adios, plaza, salsa, sombrero, eccetera, eccetera, eccetera. È possibile che questo incrocio tra le due lingue si rifletta in una maggiore accettazione dello Spanglish in futuro. Con la continua crescita della popolazione ispanofona degli Stati Uniti, è probabile che lo Spanglish continuerà a essere usato come forma di comunicazione quotidiana, ma soprattutto informale e familiare. Il suo uso può essere accettabile o inappropriato, a seconda delle circostanze. Ma chissà, è anche possibile che lo Spanglish si evolva in una varietà linguistica a sé stante, una lingua melting pot con regole e convenzioni proprie. Cosa ne pensate? Dateci il vostro feedback. Lo apprezziamo molto. Ehi, amico mio, grazie mille. Spero che tu abbia trovato queste informazioni molto utili. Se è così, premi il pulsante Mi piace e iscriviti al canale di Prime Group. Buona giornata. Hasta la vista, baby.